Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù diceva alla folla: Così è il regno di Dio. Come un uomo che getta il seme sul terreno, dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce, come egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente, prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga. E quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce perché è arrivata la mietitura. Diceva: A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio? O con quale parola o parabola possiamo descriverlo? È come un granello di senape, che quando viene seminato sul terreno è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno, ma quando viene seminato cresce e diventa più grande di tutte le piante dell'orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra. Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la parola, come potevano intendere. Senza parabole non parlava loro, ma in privato ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. Parola del Signore. Ecco, sul foglietto, nel titolo un po' del foglietto che commenta la parola di Dio di oggi, ci si domanda, dice, ma quale logica scegliere? Ecco, è vero, quale logica il Signore sceglie, ha scelto e sceglierà per far crescere il regno di Dio sulla terra? Appunto, non la logica del potere o la logica del risultato immediato, come di solito si fa purtroppo in politica, fare tanto rumore per ottenere risultati immediati, eh? Siamo sempre in tempo di elezioni, quindi chi alza la voce di più, sembra essere quello che vince. Però il mondo, e lo vediamo soprattutto in questa situazione di emergenza, il mondo ha bisogno di politiche a lungo respiro, eh? E quelle che si chiamano a medio e a lungo termine, perché con la politica fatta dei risultati immediati siamo arrivati al risultato che sappiamo, insomma. Bisogna avere tempo e guardare a lungo respiro. E per fare davvero una politica, nel senso nobile del termine, a lungo respiro, occorre credere nella formazione, eh? Occorre credere nella formazione. Le persone vanno formate, vanno aiutate. La grande emergenza che abbiamo oggi in Italia è proprio questa. Non formiamo le persone, non educhiamo le persone. Abbiamo i problemi con i giovani, abbiamo i problemi con gli operai da ricollocare, anche lì, no? Uno sceglie, per carità, va bene nella logica immediata, la logica dell'aver salvato i posti di lavoro, però non è quella la soluzione. La soluzione è riformare i lavoratori perché sappiano prendere le nuove forme di professionalità che oggi si richiedono. Cioè, è sempre il solito discorso. Bisogna lavorare con pazienza, bisogna lavorare con pazienza per far crescere le persone e quindi far crescere la comunità. Ecco, questa è la logica che Dio da sempre ha scelto e questo significa quel seme che è seminato nella terra e dopo che il contadino, colui che ha la responsabilità, ha fatto tutto il lavoro che era necessario fare, perché ricordiamoci che il grosso del lavoro del contadino non è seminare, il grosso del lavoro del contadino è, guarda caso, preparare il terreno, eh? Preparare il terreno, perché appunto non esiste terreno buono e terreno cattivo, esiste terreno lavorato e terreno non lavorato. Nessun terreno è buono di per sé, è soltanto il terreno lavorato che diventa buono. Il terreno da cui hai tolto i sassi, da
da cui hai tolto le spine, e soprattutto il terreno che con fatica hai arato, hai scavato. E allora ecco questa metafora del regno di Dio, che è come un seme seminato nel terreno. Il terreno, come poi ha spiegato Gesù in altre parabole ai suoi discepoli, anzi, quando ha spiegato la parabola del seminatore, ha detto che quella è la parabola principale. Chi non capisce questa parabola non ha capito tutto il Vangelo. Ecco, il motivo è quello che ci stiamo dicendo, perché appunto il grosso lavoro del seminatore è quello di preparare il terreno e poi, e questa è la parabola di oggi, poi avere la pazienza che, e la fiducia che se hai fatto bene il tuo lavoro, questo lavoro porta frutto. Quando? Io credo, ma credo tutti voi, con l'esperienza educativa lo so, non c'è niente che vale di più che del tempo con cui le persone maturano. Le persone non maturano così. Per far maturare una persona ci vogliono anni e anni. E però dobbiamo avere fiducia che questa maturazione avviene. Soprattutto se è una maturazione, ripeto, guidata, aiutata, sostenuta, in modo che il terreno possa essere preparato. E certamente se significa rimuovere i sassi, rimuovere le spine, però l'aspetto fondamentale di una semina, di una crescita, è l'aratura, cioè questo scavare nel profondo. Ed ecco, purtroppo le persone maturano attraverso le prove della vita. Ecco perché ci vuole tempo. Perché è vero, la prova è dura, no? Fa soffrire quando ti ci trovi, però appunto se riesci a viverla bene, allora la prova davvero ti fa crescere. E da una prova non si esce mai uguali, si esce sempre o migliori o peggiori, e per fortuna nella stragrande maggioranza dei casi si esce migliori, perché non c'è niente che fa maturare le persone come le difficoltà che devono affrontare nella vita. E il fatto di perseverare, stringere i denti, portare avanti la propria vita anche in mezzo alla prova, è il modo sicuramente migliore con cui la persona può crescere. E di questo, ripeto, dobbiamo avere una grande fiducia sia quando le prove toccano a noi, sia quando le prove toccano alle persone care che ci stanno vicino. Ecco allora l'importanza nell'educazione dei figli di non risparmiargli le prove, naturalmente proteggerli perché non si facciano troppo male, soprattutto quando sono piccoli, ma avere un'educazione forte che aiuti prima il bambino, poi il ragazzo, la ragazza a fortificarsi, perché la vita è dura e soltanto chi è un combattente vince nella vita. La vita non è gratis per nessuno, va bene? Gesù l'ha detto, solo i violenti si impadroniranno del regno dei cieli. Bisogna avere violenza, bisogna avere fortezza, bisogna avere fermezza. E poi c'è l'azione misteriosa appunto di questo seme. Pensateci bene, il seme che cosa c'ha? Ormai un po' di biologia la sappiamo tutti. Il seme contiene in sé soltanto il DNA, il progetto per far crescere l'organismo. E dal seme proprio si vede benissimo. È anche così nei nostri processi di mammiferi di generazione, cioè i semi, i gameti hanno solo questo, hanno il DNA. E la cellulina che è il frutto del concepimento ha solo questo, ha il DNA del nuovo individuo. E così il seme nella terra è ancora più chiaro. Il seme c'ha solo il programma per far crescere la pianta, il nuovo organismo, facendo che cosa? Mettendo ordine, ordinando tutti gli elementi che stanno sparsi nel terreno. Per cui magia delle magie, mettendo il seme nel terreno e riordinando elementi che non hanno vita, nasce un vivente. Ripeto, questo analogamente avviene anche
nel grembo di una madre, è un processo di questo genere. I gameti hanno generato la nuova cellulina e poi la cellulina può crescere se sta nell'ambiente che è l'utero materno, in cui può ricevere il nutrimento per crescere. Quindi ecco l'azione della parola di Dio. Se la parola di Dio è il seme, vuol dire che è il principio di ordinamento che in qualche maniera deve mettere ordine nella nostra esistenza. E ripeto, proprio come educatore, l'ho visto n volte nella mia vita, il problema ce l'ha chi ha molti talenti, va bene? Cioè chi ha molti doni, chi ha molte capacità, è difficile educarli, perché metterli in fila sti talenti, cioè ordinarli perché poi arrivino a produrre il talento, cioè la persona che veramente esprime tutte le proprie potenzialità, è difficilissimo. E con chi c'ha meno talenti è più semplice, perché ci sono meno cose da mettere in fila, ma per chi ce n'ha tanti è veramente un'impresa. E pensate a tutti i grandi geni, no? Genio e sregolatezza, perché appunto se il genio ha la forza di educarsi, di imparare la tecnica, pensate ai grandi artisti, se faticano per imparare la tecnica della loro arte, beh, allora producono un frutto incredibile, altrimenti sono un disastro, sono persone sconclusionate che appunto poi, siccome purtroppo c'hanno tanti, dico purtroppo perché c'hanno tanti doni, quindi come possono fare tanto bene, possono fare tanto male, possono, in quanto sconclusionate, in quanto che cosa? Non hanno lasciato appunto alla parola di Dio di operare nel cuore per ordinare, per mettere in fila, per mettere in fila i doni delle persone, perché i doni delle persone siano finalizzati a produrre un grande frutto. E allora ecco l'altra parabola del granello di senape. È vero, il seme è piccolissimo, addirittura la senape è il più piccolo di tutti i semi, non so se l'avete visto, di solito la senape ce l'abbiamo sotto forma di mostarda, però se avete visto poi i semetti di senape sono veramente piccoli, però la senape è un arbusto, non diciamo un albero, è un arbusto. E il frutto allora che il Signore si aspetta da noi, che possiamo portare se lasciamo che la nostra vita sia ordinata dai principi del Vangelo, ecco il seme. La nostra vita deve essere ordinata dai principi del Vangelo, quindi quando dobbiamo fare delle scelte, perché quelli sono i momenti fondamentali, no? Come in un processo di specializzazione delle cellule. A me è sempre affascinato questa cosa, la specializzazione delle cellule, cioè che la cellula deve scegliere dove andare, o di qua o di là, va bene? E questo processo di specializzazione della cellula, pensate, questo è importantissimo impararlo, no? Lo sapete, tutte le cellule nascono con lo stesso DNA. Ok, perché poi alcune diventano cellule di osso, altre cellule di carne, o cellule di sangue, o cellule nervose, e tutto quello di cui siamo fatti. Perché trovano l'ambiente intorno, va bene, l'ambiente chimico intorno, che attiva certi segmenti di DNA e ne inibisce altri, così quella cellula si specializza e quando si riproduce come cellula specializzata. Allora, ripeto, l'importanza fondamentale dell'ambiente educativo, perché uno può avere tutti i talenti che vuole, però se non trova un ambiente educativo che è in grado di selezionare e far crescere gli aspetti che contano, gli aspetti importanti della persona, la crescita non avviene. Ecco, allora, se lasciamo veramente che questo processo di crescita vada avanti, allora il frutto che si porta è diventare un arbusto,
è un arbusto in cui gli uccelli del cielo possano trovare riposo. Cioè, ciascuno di noi è destinato naturalmente, va bene, se non altro con la famiglia, a diventare un costruttore di comunità. E il frutto che bisogna portare, il frutto fondamentale, è un frutto che non deve essere, non può essere solo per noi stessi. Nessuno si salva da solo. Non siamo individui, siamo persone. Siamo individui in relazione. E quindi non c'è crescita personale se non c'è crescita, se non aiutiamo anche gli altri a crescere. Allora, ciascuno di noi è destinato da seme a diventare arbusto, perché è destinato a essere costruttore di comunità. E questo non solo appunto formandoci una famiglia, è sicuramente la prima comunità, il primo arbusto che costruiamo su cui altre persone poi trovano riparo. Tornare a casa, ecco, per trovare riparo, un riparo, un nido che ti accoglie. Allora, la parabola, no? L'albero di Senape che è diventato talmente grande che ci si può costruire il nido e trovare riparo. Quindi non solo nella famiglia, ma noi dobbiamo essere costruttori di comunità in tutto. Quindi nel lavoro, nella vita, anche se la cosa forse più difficile, nella vita di condominio, il condominio è terribile perché sono tutti interessi contrapposti. Morse tua, vita mia, va bene? Ebbene, ecco, la grande sfida. Il cristiano che riuscisse a fare del suo condominio una comunità di gente, non dico che si vuole bene, questo sarebbe miracoloso, va bene? Ma che almeno non si uccide reciprocamente, non si annullano reciprocamente. Ecco, noi dobbiamo essere sempre costruttori di comunità, anche nel luogo di lavoro, anche lì, anche se non è spesso così tragica come nel condominio. Però insomma anche lì ci si avvicina, morse tua vita mea, va bene? No, noi dobbiamo essere costruttori di comunità, anche lì. Un cristiano nel luogo del lavoro si vede da quanto è capace di fare comunità con gli altri colleghi, di far sì di diventare quel luogo di riparo dove un collega che ha una difficoltà, perché le difficoltà ce le abbiamo tutti, può andare a confidarsi, a riposarsi. Va bene, perché? Perché sa che lì il suo collega, essendo un cristiano, non è un figlio di qualche cosa, non vogliamo dire parolacce, ma è una persona che è capace di accoglierlo, che è capace di ascoltarlo e magari pure di consigliarlo e di sostenerlo. Dobbiamo essere costruttori di comunità. E il cristiano vero si vede da quanti amici ha. Da quanti amici ha. Se siamo persone incapaci di costruire amicizia intorno a noi, vuol dire che siamo un seme abortito. Siamo un seme che non ha portato frutto. Non ha portato frutto. Noi, se lasciamo veramente che la parola di Dio agisca in noi e ci faccia crescere, ci farà crescere nella misura in cui noi facciamo crescere altri. Noi facciamo crescere altri, noi diventiamo quell'arbusto su cui gli altri possano fare il nido e trovare ristoro. Dobbiamo essere, Papa dice, un ospedale da campo, va bene? Cioè dobbiamo essere dei posti anche di primo soccorso, veramente, dove chiunque ha bisogno possa sentirsi accolto, capito, ascoltato, possibilmente curato. Ecco, che cosa significa lasciare che il seme della parola di Dio cresca in noi con pazienza, con fiducia, con fortezza, tanta fortezza. Però ecco, se lo lasciamo crescere, diventeremo anche noi, questi arbusti, questi alberi su cui altre persone possano trovare riposo e tranquillità. E quindi tutti insieme diventiamo una vigna, no? È bello, la vigna che cos'è? Sono alberi che hanno fatto comunità, perché questo è la vigna, ci avete mai pensato? Sono tante viti che però hanno intrecciato i rami e hanno fatto il pergolato.
E quindi non sono, sono alberi che hanno fatto comunità fra di loro, per cui diventano, moltiplicano esponenzialmente le loro capacità di accoglienza. Siamo diventati una vigna di tanti alberi che, in quanto sono cresciuti secondo il progetto di Dio per ciascuno di noi, diventano comunità che accoglie. Allora chiediamo davvero al Signore che ci faccia crescere e che noi abbiamo davvero la forza e la pazienza del contadino di lavorare con fiducia, soprattutto alla formazione e alla crescita degli altri, sapendo che, ripeto, la crescita di una persona ha i suoi tempi, nessuno li può accelerare. Dopo che tu hai fatto tutto quanto potevi fare per far crescere tuo figlio, chi ti sta intorno, va bene, e quello poi deve, o quello o quella, deve avere il suo tempo di maturazione. Non possiamo forzare nessuno, va bene? Però dobbiamo avere la fiducia e la fortezza di essere dei contadini vigilanti che sanno crescere loro e far crescere chi gli sta intorno.